che hai iniziato circa 10 anni fa, però facevi tutt'altro, giusto? Nell'ambito del 3D intendi? Sì. Sì, beh, io ho iniziato come penso la maggior parte delle persone facendo il generalista, quindi all'inizio della tua carriera, quando soprattutto muovi i primi passi e non c'hai una clientela così affezionata, diciamo che ti proponi per rivestire un po' tutti i ruoli, quindi a volte fai rig, a volte fai animazione, fai modellazione per asset per videogiochi, di qualsiasi tipo. Poi, come tutte le cose, andando avanti, penso che sia la naturale evoluzione di qualsiasi persona che lavora in un ambito professionale, che cerchi un po' di stringere il cuneo e specializzarti, perché poi ovviamente più tu focalizzi i tuoi effort, le tue energie su un particolare campo, più hai possibilità di diventare più bravo o diciamo più professionale, con più esperienza in quel campo e di lavorare un po' meglio. Certo. Io non uso da moltissimo ZBrush, però già ho visto molti cambiamenti. Nell'arco del tempo in cui l'hai utilizzato tu, ci sono stati parecchi cambiamenti del programma, del software. Sì, molti. ZBrush ormai ha festeggiato quest'anno il ventennale, quindi sono 20 anni che esiste, ma negli ultimi 10 anni comunque sono state introdotte tante tante funzioni che hanno cercato di rendere il programma sempre più svincolato da problematiche di tipo tecnico, che significa ovviamente che puoi sempre associarlo a dei workflow che richiedono magari una particolare cura tecnica del modello, eccetera, però è proprio l'operazione di sculpting all'interno di ZBrush, puoi farla anche un po' svincolata da limitazioni prettamente inerenti storicamente all'ambito del 3D. Ti devo fare assolutamente una domanda. Fammela. Ma quel cappellino lì di ZBrush, se io ne volessi uno, Lo compri. veramente? Sì. Ok, e quindi lo trovo tipo nel sito di ZBrush? Sì, puoi ordinarlo online, Ok. paghi un po' di spese di spedizione, tante, quindi ordinami due o tre e considera sempre che quando arrivano devi pagare anche la dogana, quindi Vabbè, quindi c'è un rincaro dei sì, costa prezzi. abbastanza. Ok, interessante. Poi stavo pensando, se volessi diventare istruttrice certificata di ZBrush, come posso fare? Al momento non puoi, nel Ok. senso che il programma di certificazione era un programma che era stato creato parecchi anni fa dall'ex CEO, per volere dell'ex CEO della Pixologic, e fu aperto per un periodo limitato, dopodiché nei piani della Pixologic non era più interesse fare una certificazione e quindi l'hanno chiuso. E da quel che so, non mi sembra che ci sia la volontà di riaprire questo discorso della certificazione, anche perché all'atto pratico è un titolo che non è che chi non ce l'ha è precluso dall'insegnamento. Ok, certo. Se te lo posso chiedere, giusto per curiosità, il lavoro che ti è piaciuto di più fare in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, qual è stato? Non me lo puoi chiedere. No, 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 scherzo, scherzo. Allora, guarda, sinceramente, forse, vabbè, sai, il lavoro che ti piace di più forse è quello che senti un po' più fresco anche a livello di emozioni, perché comunque io tutti i lavori che ho fatto ho cercato sempre di metterci un po' di cuore e di anima. Ultimamente ho fatto la statua di Bud Spencer, che è uno dei miei eroi dell'infanzia, quindi quello è stato un vero effort anche a livello proprio emotivo, e adesso vediamo come reagirà il pubblico quando verrà fuori, però è uno dei lavori a cui tengo di più e a cui sono più affezionato, fermo restando che comunque tutte le cose che ho fatto, nel momento in cui l'ho fatto ci ho messo il cuore, quindi non mi sento neanche di scegliere uno che sia uno preferito a livello E professionale. quello invece più strano che ti è Questo è capitato? meglio che non ne parliamo. Ok, Era evitiamo. per un artista che faceva arte contemporanea, era una cosa che sfiorava la pornografia e la blasfemia, quindi Addirittura. sì, ma cioè, gli artisti contemporanei sono un po' pazzi, Sì, quindi sì. fanno cose che vanno un po' Incomprensibile. oltre il sentire comune, quindi è meglio che non ne parliamo di questo, Ok. sì. E secondo te, come scultore digitale, pensi che sia importante lo studio della scultura tradizionale oppure no? Io penso che come artista, cioè che diciamo come una persona che punta a diventare un artista, sia importante avere una cultura artistica. Quindi come scultore,
questo l'ho già detto in un'intervista fatta anche l'anno scorso qui, non esiste una differenza tra scultore digitale e scultore tradizionale. Il mezzo non definisce il fatto che tu sei scultore, quindi sicuramente se tu vuoi lavorare al computer, sapere quella che è, diciamo, anche la tecnica tradizionale, come tradizionalmente venivano affrontate certe problematiche, cioè la risoluzione e la stilizzazione di certe forme scultoree, aiuta molto, perché di base si scolpisce da più di 2000 anni, se non di più, perché anche dall'epoca prima di Cristo. E quindi le problematiche che abbiamo oggi al computer sono problematiche che erano simili, che si ponevano similmente in persone che scolpivano prima. Cambiava il mezzo, ma la resa di un capello rispetto a un vestito, come affrontare. Quindi la scultura tradizionale insegna molto sotto questo punto di vista. Se un ragazzo volesse affrontare il tuo stesso lavoro, ok, cosa potresti consigliargli per arrivare al tuo stesso lavoro o comunque la tua stessa linea? Ma guarda, nei lavori, in ogni campo professionale, l'unica cosa che fa la differenza è l'impegno. Quindi l'impegno è, diciamo, un impegno anche mirato e uno studio mirato, quindi l'idea che esista magari una scorciatoia, un qualche cosa, che un segreto di un professionista, non c'è niente di segreto tranne il lavorare sodo, studiare tanto, mettersi sempre in discussione, perché in realtà gli artisti più bravi sono quelli che sono meno convinti delle cose che fanno, perché questa cosa gli dà sempre magari quell'input a ricercare di più, a superare sempre un po' le proprie barriere. Quindi in realtà, secondo me, chi inizia deve sapere che è una strada lunga e che non si può passare subito da 0 a 100. C'è un percorso di evoluzione in cui si passa da un'esperienza minore, che si traduce in una minore, magari in una più lenta capacità di esecuzione, anche magari, diciamo, in un output qualitativamente meno bello. Però piano piano, se uno si impegna, nessuno di noi è alieno, cioè ce ne sono pochi di alieni al mondo, qualcuno c'è, però la maggior parte delle persone che raggiungono determinati risultati lo fanno solo perché si impegnano molto. Sì. Va bene, e una domanda particolare, perché io non sono molto social in realtà. Volevo chiederti, per te i social media sono importanti? Come pensi che sia meglio utilizzarli al giorno d'oggi? L'uso che ne fai anche te, insomma. Ok, guarda, fai la domanda un po' la persona sbagliata, nel senso che anch'io forse non sono molto social, nel senso che ho un rapporto un po' conflittuale con i social, perché Io sento sempre il rischio, forte rischio di cadere nella malattia da bisogno di like, di bisogno di trovare nei social quell'affermazione tramite il piacere agli altri. In realtà i social sono utili se uno li usa nella maniera giusta per promuoversi. Quindi questo, io personalmente i miei canali social sono totalmente inerenti alla mia attività lavorativa, cercando ovviamente di trovare, secondo me, quel compromesso tra il mostrare il più possibile, evitando, come io almeno in questo sono un po' maniacale, ogni forma di autocelebrazione, quindi evitare di parlare di soddisfazioni che si raggiungono, oppure ci sono parole chiave che comunque fanno pensare che uno un po' se la stia tirando e se la stia menando, quindi dire guarda, io faccio questo è il mio lavoro, perché evitare di mischiare magari nei social la tendenza a parlare della propria vita personale. Quindi io lo uso proprio come canale, come vetrina per la mia professione, perché per dare proprio un'idea, quando magari uno entra nei miei canali social, che quella è la vetrina che io uso, e cercare anche un po', secondo me, di trovare il giusto equilibrio, quindi non fare troppo ma non essere neanche il social creepy che è invisibile e non fa nulla, ecco. Bene, ti ringraziamo per essere stato qui con noi e per aver fatto questo workshop straordinario di scultura digitale, character design, e speriamo di riaverti anche il prossimo anno.